Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Let's Play di Non è Advance Wars, è Apollo Justice. Non è nemmeno quello. Di Phoenix Wright e Saturni, ce l'ho fatta. Quindi, nello scorso episodio abbiamo indicato come una persona sospetta la signora Holbeg, cioè la guardiana dei cancelli degli studios, che prevalentemente per il fatto che una delle foto, la prima foto scattata dalla telecamera, che fa le foto a tutti quelli che passano per entrare negli studi e andare verso il luogo del delitto, abbia scattato una foto e non sia stata trovata. E la Holbeg ha detto: manca perché l'ho cancellata. C'è stata un'altra persona che è andata. Tutti i giorni dopo la fine del turno di guardia mi resta un compito molto importante. Rivedo tutte le fotografie. Chiediamo di questa foto. Possiamo sapere chi ritraeva la foto che ha cancellato? Un ragazzino. Un ragazzino. Un fan del samurai d'acciaio. Quelli sono tipi strani, credetemi. Non so come riescono a sapere quando si svolgono le prove. Sono d'accordo, quelli che seguono i samurai d'acciaio sono persone strane. Ma io. Sono sempre tra i piedi. Anche quel giorno ce n'era uno. Aspetti un attimo, ma non ha appena detto che non poteva entrare nessuno? Avevo chiuso il cancello, nessuno poteva entrare. Sono state le sue parole. Ma sì, se vuoi saperlo, c'è uno scarico che parte dalla zona dipendenti. La grate lo tiene chiuso, si è staccata da un pezzo. Sbuca all'esterno e qualcuno potrebbe usarlo per entrare negli studi. Entrano dallo scarico, perché no? Ho detto che sono dei tipi strani. Oh, e sono bambini, ragazzini, saputelli. Bambini? Ma allora sulla fotografia che hai cancellato c'era un ragazzino, sui 7 anni direi. Cosa? Ordine, ordine! Vediamo se riesco a fare un po' di chiarezza. Quel giorno ha visto passare due persone dirette agli studi. Una era il samurai d'acciaio che camminava trascinandosi una gamba. L'altra era di un ragazzino di circa 7 anni. Oh sì, ogni giorno arrivano ragazzini come lui. Non posso fermarli, non posso acchiapparli. Ragazzino di circa 7 anni? Immagino che sarebbe molto difficile per un ragazzino usare la lancia da samurai. Esatto. Sarebbe impossibile, credo. Sembra abbastanza pesante. Esatto, come ho detto, non ci ho prestato attenzione. Ecco perché ho cancellato quella foto. Nick, cosa stai facendo? Il ragazzino era lì. Quello fa di lui un indiziato. Già, e invece stanno già cercando di toglierlo dalla scena. Vorrei prendere una pausa di 5 minuti. Desidero che difesa e accusa consideri attentamente queste nuove informazioni. Cercando di non tralasciare niente di importante questa volta. Signor WP? Sì? Senta, siamo franchi. Era davvero nel suo camerino? Non è andato allo studio? No, non sono andato allo studio. Stavo dormendo, davvero. Allora chi era quel samurai d'acciaio nella foto della telecamera di sicurezza? Come faccio a saperlo? Il costume del samurai d'acciaio era nell'angolo del camerino. Chiunque avrebbe potuto entrare e prenderlo. Chiunque! Cosa? Dovrebbe stare più attento al costume di scena. Non pensavo certo che qualcuno potesse rubare il costume del samurai d'acciaio. Comunque, se questa è la situazione, le cose non si mettono bene. Fino a questo momento lei era l'unico sospettato. Nick, che cosa faremo? Per cominciare, dobbiamo cercare di guadagnare tempo. Dobbiamo trovare un'altra persona che avrebbe potuto commettere il delitto. Giusto? E intanto che riusciranno a dimostrare la sua estraneità, avremo guadagnato un giorno. Giusto, però se scegliamo la persona sbagliata potremo perdere il caso all'istante. Holbeg inizia a correre. Non mi sembra particolarmente ottimista. A dire il vero, non sono per niente ottimista. Ehi Nick, è ora. Ok, andiamo. Che cosa significa? Non faccia così, la prego.
La corte torna in aula per il processo al signor Will Power. Signor Edward, vuole esporre la sua posizione dell'accusa? L'accusa vede il tutto in modo molto chiaro. Non è cambiato niente. L'altra persona che si è recata allo studio è un ragazzino di circa 7 anni. Forse la fotografia in nostro possesso non è una prova schiacciante, però non resta altro che avere... Non resta nessun altro che avrebbe potuto commettere questo crimine. Chiedo che l'imputato, il signor Will Power, sia giudicato colpevole. Molto bene. Signor Wright, lei cosa ne pensa invece? La difesa è in totale disaccordo con quanto afferma l'accusa. C'era un'altra persona che avrebbe potuto commettere questo crimine. Silenzio. Interessante. Sentiamo di chi si tratta. Comunque, sappia che questa corte non vede buon occhio un'accusa rivolta a un innocente. Se accuserà qualcuno che è chiaramente estraneo alla vicenda, la penalizzerò. Bene, splendido. Come se la situazione non fosse già abbastanza complicata. Chi, oltre a Power, avrebbe potuto commettere l'omicidio? Chi potrebbe essere il colpevole? Non è lei, ormai mi sembra abbastanza chiaro, però... Dobbiamo. Signora Holbeck, mi perdoni? È stata la guardiana, Wendy Holbeck. Chi? Il samurai d'acciaio cammina trascinando una gamba nella fotografia. Questo significa che chiunque indossasse il costume sapeva che Power si era fatto male. Forse perché aveva assistito all'infortunio durante le prove del mattino? C'era una sola persona, oltre a Power ed Emmer, che sapeva dell'accaduto. La guardiana, la Holbeck. Che cosa? Saputello. Silenzio, silenzio! È vero, Holbeck? Holbeck, per lei sono la signora Holbeck. La signora Holbeck era guardiana di guardia da sola all'ingresso principale. Non c'è nessuno con lei, il che significa che non ha un alibi. Avrebbe potuto lasciare il suo posto per il tempo necessario a rubare il costume. Poi non avrebbe avuto problemi a introdursi nello studio 1, il luogo del delitto. Perché avrebbe dovuto indossare il costume del samurai d'acciaio? Semplice, vostro onore. Sapeva che la telecamera avrebbe fotografato il suo passaggio. Sì, e perché non cancellare direttamente la foto? Se si è indossato il costume avrebbe potuto incastrare il signor Power. Ok, sì, ci sta. Capisco. Ottimo ragionamento deduttivo, signor Wright. Oh sì, così si fa. Sherlock un secondo, baby. Spaccone ora. Sì? Molto strano. Mi aspettavo una qualche reazione da parte di Edgeworth. Di solito presenta subito un'obiezione e tira fuori qualche nuova prova. Allora, signor Edgeworth, l'accusa vuole esporre la sua opinione al riguardo? Al momento l'accusa non ha obiezioni a muovere, vostro onore. Zittito. Cosa? Come sarebbe a dire? Oh, allora credete tutti che sia stata io? È così? Sì. Edgy, cosa fai l'imparato? Fai qualcosa, presto! Se te cerchi di convincere Edgeworth a tirarti fuori dai guai, è come non devi fare questo. Che faccio ora? Forse è l'occasione per chiudere qui tutta la faccenda? Il motivo stesso che fa del signor Power un sospettato in questo caso si può applicare anche alla signora Holbeck, senza alcuna differenza. Ma perché avrei dovuto fare questo al povero Emmer? Se è per questo, nemmeno il signor Power ha un movente valido. In effetti... Ce l'ho fatta. Ora la Holbeck è tra i sospettati. Senza rancore, spero. Contaci, anzi, speraci ma non ti ci fissare. Aspettate un attimo. E l'altra persona che è entrata nello studio, un bambino di 7 anni che abbiamo detto istantaneamente che non poteva essere stato lui? Si tratta di un bambino di circa 7 anni, lo ha detto lei, non ricorda? Non importa. A quell'età sarei stata capace di atterrare il mio vecchio in 10 secondi. Che cosa ne pensa, signor Wright? Il ragazzino non può essere l'assassino. Cosa? Come puoi esserne certo? O forse sei buono con i bambini e maleducato con le vecchiette? Saputello! Ho una prova. Una prova? Davvero? Allora vediamo questa prova, signor Wright. Ho una prova che dimostra il ragazzino non può essere l'assassino?
sembra un bambino questo, nella maschera. Vostro onore, l'arma del delitto è la lancia da samurai. Serata è la lancia visibile in questa foto. Come avrebbe potuto un ragazzino impugnare quest'arma? È impossibile. Ne convengo. La testimone ha qualcosa da dire al riguardo? La vecchiaccia, senza parole, credo sia la prima volta in vita sua. Molto bene. Questa corte aggiornerà la seduta. Il processo riprenderà domani. Signor Edgeworth, indaghi a fondo sulla sua testimone. La signora, com'era il nome? Wendy Holbeck. Signora Holbeck, vostro onore. Allora che l'accusa controlli la posizione della Holbeck, prima che si continui. E con questo è tutto. La corte si aggiorna. Già finito? Aspettate un... Non ho intenzione di restare qui ferma mentre mi date tutti quanti addosso. Parlerò. Oh, splendido. Fermate le macchine. La vecchiaccia vuole parlare. Signor Holbeck, che cosa intende fare? Per caso ho omesso qualcosa della sua testimonianza? In realtà, ammetto, ci sono delle cose che mi è stato chiesto di tacere. Chiesto di tacere? E da... Oh, non è stato Edgeworth! Phoenix, smettila! Molto bene. Ci dica, esponga la sua testimonianza. I Global Studio mi hanno chiesto di non parlare di alcune cose. Il giorno dell'omicidio agli studi c'era anche delle altre persone. Hanno chiesto che... Hanno detto che non hanno niente a che fare con l'omicidio, capite? Per cui mi hanno chiesto di scordarmi che quel giorno fossero là. Uno studio in declino. Un crimine e delle persone misteriose non devono essere là per alcun motivo. Anzi, proprio devi scordarti che ci fossero. Crimine organizzato. Se però hai iniziato a accusarmi, non hai certo intenzione di restarmene zitta. Signora Holbeck, queste sono informazioni vitali. Come ha potuto tenerle nascoste alla corte? Ma mi ha ascoltato oppure no? Mi hanno detto di tenere la bocca chiusa e io faccio sempre quello che mi dicono. No, non è un incubo, vostro onore. Ammiri la potenza della vecchiaccia. Signor Wright, il suo controinterrogatorio. Che cosa diamine devo controinterrogare? Allora, le è stato chiesto di non parlare? Proprio così, dai pezzi grossi dello studio e della TV. Perché non ne sapevo niente? Non essere troppo duro con te stesso, figliolo. C'eravamo dentro tutti. Il giorno dell'omicidio, davanti agli studi, c'erano anche altre persone. Chi erano queste persone? Il regista e il produttore, tanto per cominciare. Vale a dire i capi degli studio, o quasi. Sì, crimine organizzato. Il regista... Avremmo dovuto capire che c'era qualcosa sotto. Come avrebbero potuto fare la prova di una scena d'azione senza regista? Ma certo. Beh sì, in effetti mi ha stupito e nessuno se lo fosse chiesto. Allora dove erano queste persone? Studio 2! Il regista è rimasto nella zona pendente tutta la mattina per la prova. Ha raggiunto il produttore per il pranzo e subito dopo c'è stata una riunione. Anche perché... Zona 2... Mai detto niente, o quasi, non ci siamo stati, non c'è stato detto nulla. È un po' sospetta la cosa. E poi la regista, se vi ricordate, aveva detto qualcosa come... Cioè, più volte ho avuto l'impressione ci fosse qualcuno nello studio 2 o qualcosa del genere. Dove? Oh, nel prefabbricato dello... Musica per le mie orecchie. O per i miei occhi. Nello studio 2? Ma esiste uno studio... Phoenix, sei un idiota!
Beh, basta guardare la mappa. Si oltrepassa il cancello e poi si va a sinistra. La stradina dove era caduta la testa della scimmia. Dunque, signor Wright, vuole proseguire con il controinterrogatorio? Penso di aver scoperto tutto il necessario, ma... Vostro onore, abbiamo scoperto che agli studi c'erano altre persone il giorno del delitto. Il regista, il produttore dei pezzi grossi, erano tutti presenti. Eppure, finora, nessuno di loro è stato interrogato. Per questo è chiaramente impossibile giudicare il mio cliente, il signor Power. La corte accetta le motivazioni della difesa. L'accusa dovrà raccogliere altre informazioni per la testimone, la signora Holbeck, e altre informazioni su queste persone di cui siamo appena venuti a conoscenza. Scaccometto, Edward. Anzi, scacco al re, questo. D'accordo, vostro onore. Con questo si conclude per oggi il processo al signor Will Powell. E con questo è tutto. La corte si aggiorna. Grazie mille, signor Wright. Ha fatto bene a chiedere di assumere la mia difesa. Ah, ma andiamo. È stato un piacere. Oh, o forse vorrei dire... Ora andiamo agli studi, ci sono ancora molte cose da controllare. Dobbiamo scoprire tutto quello che possiamo sul regista e sul produttore. Di sicuro saranno chiamati a testimoniare le prossime udienze del processo. Quindi dovremo raccogliere il materiale per prepararvi al controinterrogatorio. Ovvero si vada a raccattare qualsiasi troiaio trovo in giro. E lo tiro fuori al processo a caso finché non trovo la cosa giusta. Dunque, Nick, abbiamo qualche idea su chi potesse indossare il costume del samurai d'acciaio? Chiese davvero la vecchia Holbeck? No. Lei cosa ne pensa, signor Power? Se devo essere sincero, non credo sia stata lei. Nemmeno io la penso. Lo penso, Nick. Sì, lo so, guardate, l'ho accusata solamente per guadagnare tempo. Qualcuno deve recitare la parte del cattivo posto del cattivo al posto del signor Power. Povera vecchietta. In un certo senso, mi dispiace per lei. Beh, comunque non stava simpatia proprio a nessuno, a prescindere dalle accuse. Oh, ok, andiamo subito agli studi. Bene, torniamo a trovarla molto presto. Grazie ragazzi. E con questo finisce anche l'episodio di oggi. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui continueremo a indagare su... lo studio 2, su questo... gruppo di persone, probabilmente si è incontrata nello studio 2 appunto, e cercare di capire chi tra in questo gruppo di persone sia stato il vero assassino, se credo sia fattibile. Nebula out.